Per 3 giorni, tra cavalli e cavalieri, tra dame e condottieri. Perciò sedete ed ascoltate, siate vigili e festosi, e vivrete appassionati. Questo mondo è incantato. C'era una volta, in un paese di un'isola assai lontana, un piccolo castello di pietra non realizzato. Ma per un incantesimo di carta fu trasformato. Questo luogo a lungo chiuso per mano di ragazzi un bel giorno si riaprì. Qui vivevano tanta gente che per tanto un tempo chiusa ansimavano l'apertura delle grate del maniero. Questo fu il momento tale che la gente sì festosa si iniziò ad animare. Ecco a voi i combattenti, dirigenti, condottieri, che cominciano a sguainare tante armi senza uguali. Poi ci sono i tiratori che con occhio tanto attento tirano frecce come fossero saette. Ma in un angolo del castello, dalle carte si scoprì il futuro o la sorte. O chissà chi. Il tuo nome scritto fu dalle mani di uno scriba che con penne e calamaio il tuo nome ti mostrò. Tutti sparsi per la rocca si trovano maestranze che con carta e tanto impegno vi mostrano creazioni d'improvvisa ideazione. Ma la sera venne il bello, tanti artisti uscirono fuori, che vi lessero volumi, che vi annunciarono storie. Questi artisti che qui vivevano, o con carta o con la voce, per 3 giorni, in un sogno, vi svegliò. Di carta, 3 mesi di lavoro quotidianamente dell'associazione in altri termini e a Remuse che ha visto quest'oggi il suo inizio. Non spendo altre parole. Ringrazio Lucio per la presentazione che ha fatto per la cerimonia di apertura e ora, bufera permettendo, continuiamo con le attività della Federazione Ludica. Che si sposterà in tutto il castello alle 6:30 il Book Contest e alle 21:30 il Sale Pepe Quanto Basta con il laboratorio Zelig, sempre qui. Alle 23 Mimmo Mina sull'ultima terrazza leggerà con la pesce. Quindi, insomma, buon divertimento e questo è solo il primo di 3 giorni. Arrivederci. Andatevene fuori dagli orari. La regina, al centro di questa cosa, decide di procurare una sposa a suo figlio, una bella ragazza, e ne procura una. Va benissimo, una. Un applauso anche a lei, è famosa adesso. La regina. Ma veramente? Ci vuole una mente malata per sposarsi con le braccia. Quindi decide di trovare questa bella figlia e gliela presenta al principe. Gliela presenta al più veloce, veloce.
Esatto, gliela presenta al principe e si vanno subito a sposare. Beh, bellissimo, bellissimo. Allora, mentre si vanno a sposare da questa parte dove volete, arrivano in chiesa, c'è anche un cacciatore, gente pulita. Allora, il cervo che li fa sposare, forza, veloce. C'è il prete che li fa sposare. Ecco, per favore, su, vieni incontro pure tu, capisci, salutiamo un po'. Mi inizia a fare sposare, eccetera, eccetera, e per caso la principessa di prima, no? Quella che, avete capito più o meno, sono 18 principesse, questa, gli cade l'occhio dietro alla principessa e pensa, che bella ragazza. E allora dice, ma scusa, ma tu sei un... cioè insomma, non c'è... E la... ciao. Sì, vabbè. Ecco, si prende in braccio la sua principessa. Si ricorda di tutto. Vai, ricordati di tutto. Più ricordo. Proprio pensa. Va benissimo. Ha questo problema con la rabbia. Allora, dopo aver pensato anche abbastanza, recupera la sua principessa, recupera. E se ne vanno via a vivere felici nel castello. Un bel applauso. Grazie a tutti, è stata una recita particolare. Questa è tutta la compagnia, gente insomma disoccupata. No. Ecco, vabbè, scusate, grazie, prego, continuo, forza, veloci, scappare. Oh, mi aspettano per la pizza, vai. Grazie, arrivederci a tutti, grazie. Questo è il mercato. Siete solo condimenti! Oh, t'ho detto Linda a favore nostro! Stacca la musica! E staccala! E fallo tu l'inno con quanto basta! E che ci vuole? Vai! Ma quanto basta una sola canzone? E voi dite na 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 na! Quanto basta una sola canzone? Na 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 na! Va bene! Che c'è bandiera? No, a me lo vai a passare. Allora, tutti da là. Vabbè, che fermiamo. Allora ce li dividiamo. Vai. Da questo lato siete tutti sale e questo è l'altro, sono tutti per noi. Sale. Facciamo vedere noi. Quanto basta una sola canzone? Abbiamo dai, dammi il mandato. E vuoi? Che cosa vuoi? E adesso le regole della sfida. La prima regola è bella. La seconda regola Non lo so. La terza regola è che lo spettacolo, le sfide devono essere a tema. Finalmente una regola. L'ultima regola è che lo spettacolo deve avere una morale. Ma è comico immorale, cioè. Ma c'è lo spettacolo comico che è morale deve avere. Vabbè, c'è scritto sul copione. Come cominciamo? Col primo cavallo di battaglia. Iniziate voi. Tocchiamo. Imi a 527, mi inizio tu. Ma che io pure? Avanti,
Signor psicologo, buonasera, signor psicologo, io ho un problema. Mi dica. Io sono un tipo inconcludente. In che senso? Nel senso tutto quello che incomincio poi non lo... Signor psicologo, io ho un problema, io veramente io vedo la gente invisibile. Ah, Pinuzzo, casi? Non lo potevi dire, una telefonata, ma scusi. Signor psicologo, si ricorda di me? Salve, certo che mi ricordo, salve. Lei soffriva di sbalzi d'umore. Sì, ma ormai sono guarito, sono sempre contento. E allora, dato che è guarito, non dobbiamo più vederci. E picchini, io ci vengo, io... Signor psicologo, io veramente non capisco come sia possibile che io sono qui. Mi è mandato qui mia madre dicendo che io ho la sindrome di Peter Pan, che io sono un bambino. Ma guardi, veramente, io non capisco, le sembra un bambino. Ah, Jack, il pizzetto. Infatti, una cosa assurda. E poi, schifendi pollo. Signor psicologo, io ho un problema, io sono convinto di parlare con una persona quando in realtà sto parlando con un'altra, capito? Questo dirò domani allo psicologo, amore. Ciao. Bello. Signor psicologo, io soffro di allucinazioni. Dica. Sono convinto che sotto i miei piedi ci sia un tapirulano. E non capisco per quale principio ogni volta che io inizio... Ora mi dite cucato mise a pendenza. Un biglietto. Buonasera. Buonasera, mi ha mandato qui mia madre. Me la saluti. Io non volevo venire perché ho fatto il voto del silenzio. Ho deciso di non parlare più da almeno... C'è scritto qua? Da almeno 10 anni. Ma vaffanculo.